metti il pugno nella bocca e fai il fuoco. Oh merda! È per terra. E guarda il coso. Ti ha preso il coso. No! Qualcuno mi aiuti! Adesso ti ammazzo, pezzo di merda! Vedo un pugno Barrett. C'è Barrett. Cosa? È una palla di metallo enorme. La rendo di fuoco! Merda! Non ce l'ho fatto! L'ha bloccata Hitler. Ti faccio vedere io adesso. Oh merda! Oh oh! Spingi bar, spingi bar. Se lancia 3 in su, spingi. Non so, l'hai spinto, ma si è preso in combo. No! Stai malissimo. C'è Cecchipone, uccidi Barrett. Capisci niente? È la fine, pezzo di merda. C'è il gigante lontano. Oh merda! L'ha bloccato. È normale comunque il gigante. Comunque si sfuma anche se è bloccato. Adesso basta. Ti ammazzo, pezzo di merda. Dai un calcio dei coglioni a Hitler. Lo blocca. Oh merda. Se lancio la 5 in su lo taglio. Oh merda. Basta. Ecco la testa di Hitler. Hitler è morto. Sì. Vai da fuori uno. Vai da Giacomo. Se Giacomo. Papà. Giacomo, tranquillo, ci penso io. Papà. Papà. Comunque vedi che ha la spalla rotta. No, te la giusto io. È morto. No! È svenuto, anzi è svenuto. Ok, ok. Chiamano dell'Isis, il più cattivo dell'Isis. Ci sono. Porta Giacomo a sua mamma. Dove sei? Sono nel palazzo di Hitler. Arriva un militare. La vedo io. Grazie. Ok, manca Mussolini. Testa di cazzo, testa di cazzo. Mi ho detto di non farlo esplodere. Lanciate le granate. Al-Akbar. Spari cose. Dov'è Mussolini, ragazzi? Non lo so, è qua, sembra a posto. Hitler è morto, finalmente. Guardiamo se Giorgio ha messo un post. C'è un post. La guerra sarà iniziata, ma comunque la vincerò io, coglioni. Su chi ha messo il gran padre, commentalo. E commentalo con l'account dell'Isis. Ok. Giorgio, però sta scrivendo un commento. Pure voi? Sta scrivendo di nuovo. Ancora meglio, no al terrorismo. Metti un sacco di dinamite come emoji. Mandate. Okay. Andiamo. C'è ground off. Ok, contatta l'esercito. Quanti ne sono morti, ragazzi? Su 30.000 siamo rimasti 10.000. Ma cosa? Sì, sono fortissimi. Ah! Vai, parla con Cecchi Paone. Cecchi, devi moltiplicarti in 100.000. Io non ci riesco. Come faccio? Barrett, qual è la cosa peggiore da dire a un gay? Esce sangue a Cecchi Paone. C'è un muscolo da lontano. È scappato. Vola verso lui. Scende di lui. Schiva. Se lascia dritto, schivi. Potere del fuoco! Merda. Tudu. È scomparso. Dove è andato? Goku, mi servi nelle nuvole. Arrivo! È in Super Saiyan. Allora, Goku, senza farti vedere, prepara una Genki Dama e io dico una cosa a... Bella idea! Al Nonon. Okay. Onon, alzate le mani come se... Share your energy with me! Onon, alzate le mani come se state pregando ad Allah. Già detta enorme. Oh merda! Falla sempre più grande. Ma è troppo poca, a me serve molta più energia, ti prego. Galandorf, guarda se c'è chi va ancora vivo.
morto. La uscita in qualche modo. Come faccio? Come faccio? C'è qualche sua moltiplicazione? No. Merda, è morto Cecchipone. È morto Cecchipone. Merda, come facciamo? Non lo so, questo è un bel problema, Dio. Ho un'idea, Filthy Frank. Sì. Polverizzati, entra nel corpo di tutti i tedeschi e fai alzare le mani, ce la puoi fare. Sono granelli di sabbia piccolissimi, cioè tantissimi, ci posso provare. Un modo per far alzare le mani a tutti i tedeschi. E sono contro di noi, come cazzo facciamo? Ho un'idea, dobbiamo fargli gridare Prost a tutti quanti. Quando si che prende. Cazzo c'è interesse in guerra? Non lo faranno mai Prost. Sono tedeschi, lo fanno, amano la birra. Ok. Vai in tutti vai in un microfono tedesco e grida Prost. C'ho delle guardie. Chi sei? Sono Rimpilillo. Se lanci la train su schivi. Non so, è schivato, ma le presi nella gola tutte e due. Datemi il microfono che parla con l'intera tedeschia. Anzi, fai una cosa migliore. Vai nel social net, vai su Instagram. Sì. Su Twitter scrivi col coso tedesco di Hitler. Sì. Scrivi tutti quanti insieme a me, Prost. Se lanci da 4 in su funziona. Yes. Sento la luce dentro giornissimo. Forse è troppo. Dobbiamo trovare. Mussolini. Come troviamo Mussolini? Non lo so. Luogo, smettila. Non ce la fa. Lanciala in Germania e basta. Ma è la fine di tutto così. Sono la sta lasciando. Vedo una cosa bianca e sta leggendo il più. Oh, c'è il baretto. Porco Dio. Oh, non c'è aiuto. Oh, è sceso di nuovo Goku. Ma dov'è Mussolini? Dov'è? Non lo so, trova le porta da qua. Ok. Linea di formaggio parte 2. Grazie Bizzard. Grazie Bizzard. Mussolini, esci Mussolini. Ma porca bello! Cercalo. Vai in giro cerca Mussolini. Ragazzi dell'ISIS e dell'ONON, qualcuno ha visto Mussolini? No, 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 dica sì, solamente chi l'ha visto. Merda. Fitti Frank, incenerizzati e spargi dappertutto perché non lo vedi. È uscito Goku. No, c'è Goku là. Non ce la faccio più. Aiutalo, Iron Barrett. Lo aiuto anch'io. Se lanci da 4 in su, non solo non ce l'hai fatta, ma hai fatto cadere Goku e Barrett. No, no. C'è Ganondorf, basta, ho detto Ganondorf. Merda, Big Ganon. Hai trovato Mussolini, Filthy Frank? No, ancora no. Hai lanciato la stragentilama nel cielo. Dio merda, ti ho salvato. E qui ammazziamo Mussolini adesso. E che cazzo ne so, colpa tua. Sempre colpa mia. Hai fatto cadere sti due deficienti. Torniamo in missione. C'è Giorgio Meloni che vola. Adesso vi farò vedere il mio potere. Vedi che si sta levando tipo un corpo da te. Si sta levando il tuo corpo da te. Ehi, ehi. Adesso sono cazzi per voi. Cosa ha fatto? È scappata. Cosa ha fatto? Non ho più poteri. Ah, ci ha tolto i poteri di nuovo. Dio porco, ora siamo nella merda. Dov'è Filthy? Ma Filthy ancora c'ha il potere.
Fifty Frank. Io sì? Eh? Dimmi. Siamo senza poteri. Perché? Che è successo? Giorgio ce li ha presi. Sono l'unico che ha poteri? Sì. Ma è solo il peggiore, penso. No. Dici? No. Aiuto. È esploso in mille pezzi il T-Frank. È uscito Mussolini. Dov'eri? È scomparso di nuovo. Merda! Attenzione ragazzi, è qua Mussolini, vuol dire che si può cioè che cazzo di potere è? Dai un pugno al nulla. Se lanci 5 lo prendi. Anzi, Fabio, siamo sempre così, così non c'entra. Spara dappertutto, Barrett. Basta. Isis e Onon, quanto siete rimasti? 500. Merda, abbiamo perso tutti. C'è, andiamo di là. C'è una buona contro Mussolini. Oh merda. È scomparso Mussolini. Nobunaga detto un borsi. Entra me adesso, pezzo di merda. C'è Gigan. Si ho un'idea per combattere Mussolini. Abbassagli quei altissimi pantaloni. Ma che cazzo fai? È scomparso. Entrava qualcosa nell'orecchio. Ragazzi, dentro di me. Vomita. Ti ha messo le mani nella gola a Ganondorf. È venuto un pezzo di. Un pezzo di Mussolini. Ciaccialo. E scappa. No. Sparagli, sparagli, Barret. Non hai mai preso niente. Porco di epic. Provaci tu. Se lanci 6 lo prendi. Merda. È impassato. Mi è entrato, ragazzi, lo sento. Cagalo. Non devo andare a cagare. Devo pisciare. Però fa malissimo. Ho un'idea, Fifty Frank, entra dentro Barret e combatti con Mussolini dentro Barret. Sei Fifty Frank. Dove sono? Sei dentro lo stomaco di Barret. C'è Mussolini. Finalmente. Sono qualcuno con dei poteri. Odio che nella stessa piattaforma di noi youtubers ci debba essere anche uno stronzo come te, Mussolini. Vieni qua. Stando un pugno tipo. Vuoi schivarlo? Fai diventare di cenere la parte dove arriva il pugno. Ok, se lanci a 3 in su ce la fai. Becca di questo, dai un pugno di cenere, ma poi rendilo. Un pugno quando appena lo trafiggi. Se lanci a 3 in su lo prendi. Non so le penso, io ho rotto proprio un pezzo di faccia. Se lanci a 4 in su. Ti ha preso qua. Merda. C'è barattura. Ah, porco Dio, devo andare in bagno. Sento dolori. Ho un'idea. In che zona siamo? Cosa vedi? Siete proprio nel campo di battaglia. No, no, no. In che organo siamo? Siamo proprio nello stomaco. È lo stomaco. Ho un'idea. Contatta Ganondorf. Ganondorf. Grazie. Iro Basso Iro ha donato 2 euro. Bizard si è subato da Marco ed è uscito qua. Io sto donando a Marco. Se esce qua c'è un grosso problema. Non ho capito bene, Iro, ma va bene, grazie. Ganondorf, mi senti? Cosa hai detto tu? Allora convinci Barret. Fra poco devi dare un pugno, quello con la B di Ganondorf, nei coglioni a Barret, nel cazzo. Ma si fa malissimo. Ma è l'unico modo per sconfiggere Mussolini, perché io mi polverizzerò, non mi farei niente, ma potrai sconfiggere Mussolini, perché lo schiaccerai col tuo pugno. Lo dico a Barret. Senti, Barret, mi devo dare un pugno con il bifolo delle palle. Ma sei pazzo! E l'ha detto lui, è l'unico modo. Ma perché ci devo sempre rimettere? Porco. Barret, mi senti? Sì, porco Dio, non posso! È l'unico modo, o le tue palle o l'Italia. Va bene, porco Dio! Ok, vai da Mussolini. Siamo nel cazzo? No, sei nello stomaco ancora.
Vado verso il cazzo. Non scappi. Vai, corri, corri, corri. Schiva, schiva. Se lancia tre in su. Ok. Nelle palle. Ok. Che luogo bizzarro per combattere. Perché eh? Tu sei un coglione. Stai zitto, stupido. È diventato, è scomparso. Oh no. Aspetta il mio segnale, Ganondorf. È entrato dentro tre, dentro tre piccolo. Ok, polverizzati. È caduto lui. Dio Marco! Ora! Polverizzati, polverizzati, esci dal buco del cazzo. Se, in base a quanto lancio, se lancio 6, Barrett può morire. C'è proprio mustoli. Piscia, Barrett, piscia! Esce un sacco di sangue. Esce tipo due fontane. Esce anche dal cazzo. È uscito Mussolini? Sì. È diventato normale. Ti avevi una gomitata. Se lanci la 3 in su è il finale. Merda! Dopo una gara la testa. Ti ha rotto il braccio. No! Se lanci la 3 in su, schivi il pugno. Non so, è schivato, ma ti ha preso e proprio ti ha fatto malissimo. Anche l'altro braccio rotto. Ok, rientra. Voglio giocare ora come. Se adesso sei l'altro. Sei te. Nobunaga, tagli la testa a Mussolini. Se Mussolini schiva, se lancio da 3 in, 4 in su, schiva. Non so, ha schivato, ma è proprio. È stato proprio tagliato proprio a me. Abbassi i pantaloni, così si mettono. Coglione. Urla, è morto anche Mussolini. Quanti siete rimasti, Onon? 10. 9 ora. Ritorniamo all'aeronave a Berlino. Rinnegata. Ok, sei nell'aeronave? Sì. Ok, ragazzi, siamo rimasti in 1009 con l'Onon. Abbiamo perso Cecchi Paone e sta malissimo Filthy Frank. Merda. Dov'è Giorgia Meloni, quella zoccola? Vediamo, vediamo. Sono a Roma a prendermi un tè. Andiamo a Roma. Guarda, si è messo il tag del posto. Non c'è scritto niente. Vabbè, vediamo. Starei precipitando. Il pilota. Guarda il pilota. È morto. Ma chi è morto? Perché è morto? Togli. Guarda il manuale di atterraggio. È enorme. Metti una pagina. Se qua. Lanci 6, ci riesci. No, no. 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 Ma. Sei rottami. C'è Giorgia Meloni sopra il vostro aereo. Ho ucciso il pilota, era ora. Oh. Stronza! Ti ha bloccato. Oh. Ti ha bloccato tutti quanti. Me le avete fatte passare di cotte e di crude, ma adesso tocca a me, pezzi di merda. A tutti quanti, pugni a tutti quanti. Senza poteri, eh? Cosa vuoi fare contro me adesso? Questo l'ha schivato. Per colpa tua, guarda cosa hai combinato, figlio di puttana. Adesso non avevo colpa quando avevo 5 anni. Schifosa. È diventata una polvere. Anzi, no, è diventata di Iron. Oh no, il potere di Barrett. Dammi un pugno adesso. Non poteva parlare, Barrett. Ah? Io posso, ho il dono del parlare. Che palle. Stai malissimo. Come possiamo battere, ragazzi? No, no, non fargli del male! Basta! Non ho... Ganondorf, forse... Barret. No! Mi sta stringendo fortissima testa. Fermala. Che fare? Ha esploso la testa. No!
sprando al colpo di bar. E poi c'è la Goku. Ah, c'è Goku tipo, non ho potere io. Si gioca verso Goku. Goku sei il Super Saiyan. Gli ha trafitto proprio la pancia a Goku. Ganondorf sta scappando. Ganondorf, sei un vigliacco. Scherzavo. Oh merda, l'ha parato. È volata. Mi sento un inerme figlio di puttana. Questo è il mio potere fin da piccolo, quindi non ho perso i poteri io. Dentro Ganon. Hai ragione. Onon, sparate al cielo a Giorgia Meloni. Subito. Aspetta, non so cosa fare. Controlla se l'aeronave funziona ancora il fucile. Se sì, sopra il fucile. Ti dice scritto ora. C'è il fucile. Ho scritto proprio un tasto ora. Ok. Onon, mettete la cappa dell'aeronave verso Giorgia Meloni. È verso di lei? Sì. Cerca di mobilizzarla, Ganondorf. Devi fare il sotto, nel piano sotto, vai subito. Oh, ora, ora. C'è una grandissima manopola. Tutti quelli dell'Oron, spingere! Se lancia i quattro in più ce la fate. Tutti sopra! Anzi, rimaniamo sotto noi! Schiacciamo! Oh oh! Hai preso proprio dentro Giorgia Meloni. I nostri poteri, i nostri poteri! No, ancora le lasciamo. Ah, okay. Si è ricomposto. Ah, sono ancora io, Giorgia Meloni. C'è una. Basta adesso! Ora basta! È un gay. Tu, perché stai facendo del male ai gay? Che ti abbiamo fatto di male? Perché? Qual è il tuo problema? Perché, Giorgia? Perché? Poverino, poverino. Ti ha preso il cuore. Fai schifo! Ora basta! E volare in aria. Sta creando una strage in Kidama. Oh no, no! Tutti con me! Tutti nazisti, fascisti. Ho un'idea, Goku! Tu non sei stinto, l'hai ottenuto quando ti sei chiamato una Genkidama addosso. Goku è con un buco nella così. Devo farlo colpire dalla sfera. E ragazzi, aiutatevi a prendere Goku. E chiamiamolo verso la sfera. Via! Ti ha messo il braccio gigante. Aspetta. È diventato Naruto. Ilanx ha donato 2 euro. Avete gli alert di Marco attivi, sciocconi. Si è creato, si è fatto il cielo buio. C'è un enorme gigante. Merdus. Grazie Gigan per avermi chiamato. Chi è? Sono Zack Walker. Merda! Chi è questo? Ha le ali enormi. Oh, oh, è raggio della morte. Oh, no. C'è una luce. Ah, non puoi guardare, ti senti a cieca. Oh, sta sparando Giorgia Meloni. Ah. Spariamo di nuovo a Giorgia. Spingete l'aeronave. Forza! Carica! Vai! Mi sta proprio due. Ci vuole un terzo attacco. Tocca a te. Te hanno preso. Dai il pugno più forte che puoi. Uno, vai, uno, due, e tre. Ma ti hanno messo nel cannone del cannone. Ah, sì, l'uomo cannone. Sì. Ora! Sei pronto? Sono pronto! Vai! Beccami questo! In base a quanto lanci. Sono già morendo. Sto alzando. E tipo senza due braccia.
c'è Zach Walker. Ciao, sono Zach Walker. La sta portando in aria. Adesso ti faccio vedere cosa si prova col terrore. Sta portando tipo la rimorbidissima. No, ti prego, no. Ha messo la testa sotto terra. Ha staccato le braccia, le gambe. Basta! È da sotto terra. Credo. Ora basta. Fermo, Zach. Non dobbiamo fare l'errore che ha fatto George. Siamo meglio di lei. Ha ucciso tutti. Ma noi siamo uomini. E noi uomini dobbiamo dimostrare. A chi è una pazza che ha ucciso tutti? Esatto. Che possiamo cambiare. Altrimenti le donne non cambieranno mai. Mi dispiace. No, Zach. Hai torto. Fermami. Merda, tutti tuffiamoci. Tutti un sacco di militari. Avete paracaduti? No, vabbè, addio. Tutti sono morti un sacco di morti. Tutti morti. Oh no, lì si è finita. Sì. C'è il busto di Giorgia Meloni. Fermo, Zach, Giorgia. Però Giorgia. Giorgia, pentiti. Ma perché non ti penti? Ora basta, ha preso la bocca. È brandellizzata di merda, proprio, è tutto un pezzo di carne. Fine della storia! Un nuovo 50 Frank. Fine, quindi. Sì. Chi abbiamo perso? Tutti. Chi? Tutti. Din din. Messaggio, vuoi vedere? L'America è approdata in Italia. Guerra sia! No! Dobbiamo dire che è finita, è finita. Facciamo una foto, fai la foto al corpo di... Messi così? Abbiamo ucciso Giorgia. Tutti i commenti. Yuppi, non ci credo. No, fate bravissimi. Corano gli eroi del mondo. L'America sta ritornando in America. Adios. Vuoi salire sopra? Sì, sali. Sei sopra. Chi è rimasto vivo? C'è proprio il deserto. Sento che qualcosa è un nazista. Ragazzi, scusate, ma quella era una pazza. Lo sappiamo. Ho sbagliato tutto. Torniamo a casa. Abbiamo un compito da fare. Quale? Gogo è vivo? Possiamo andare a vedere. Dai un senso beam. Chi ce l'ha? Tu ce l'hai? Gogo in tasca, sotto il cazzo, nel cazzo. Se lanci a tre in su trovi un senso. Voglio mangiare? Oh ragazzi, dobbiamo fare una cosa, Gogo. Cosa? Attivare le sfere di Namek. Andiamo là. Ho le sfere del della città io, se volete. Ok, Burma c'ha tutto. Okay, okay. Andiamo. Sono vola spedi. Vediamo se posso entrare ora. Ci entri. E vai. Sì. Vabbè, io volo, è più veloce. Non sai volare. Aiuto, Gogo. Ma che cazzo fai? Pensavo. Capsule Corporation. C'è Bulma. Ciao. Mi sono fatto un bordello di seghe con te. Lo so. C'è Vegeta. C'è dato un pugno per il Franca Vegeta. Sei un coglione. Ho monetizzato un sacco con un video che ho fatto contro di te, coglione. Sono il principe di Saiyan. Sto cazzo. Vabbè. Evoco Ten Drago.
ditemi un po' dopo ogni dio merda di anno che mi dio porco chiamate per minchiate qual è oggi il vostro cazzo di desiderio, mannaia a dio. Ragazzi, secondo voi è giusto se facciamo resuscitare Giorgia Meloni? Ma sei pazzo? Ma buona magari. No, deve capire che se l'abbiamo resuscitata c'è un motivo ed è quello che noi possiamo essere perdonati. I maschi non devono essere uccisi. Abbiamo tre desideri. So da io cosa fare con gli altri due. Ok, chiedi tu. C'è Dende. Chiedo io per te. Ok, Dende, il primo desiderio è resuscita Giorgia Meloni. Popo paro petto pito, san papapo papo pero. C'è Giorgia Meloni. Ti abbiamo resuscitata. Non mi guarda. Sei una cazzo di donna. Non comportarti. Lasciami un po' da sola. Sei uno stereotipo. Ti incazzi, te la prendi con i gay, con i maschi. Smetti, le donne da un sacco di tempo sono migliorate nel mondo. Ha ragione, c'è il Garondo, fa ragione. Basta stereotipi. L'ha presa qua Garondorf. E zitta. Vai col secondo. Vi odio comunque. Zitta. Che cazzo hai detto? Fermo Garondorf. Non devi odiarci. Resuscita tutti quelli che sono stati ammazzati nella guerra di Giorgia Meloni. Pompino! Sono tipo 30.000 persone. Anche il papà del bambino. Sì, sì, sì. Papà! Figliolo mio! Papà! E anche Barat. Uè! Questo terzo desiderio, ragazzi, è un po' controverso, ma... Ero tu Zach Walker. Ehi là, c'è Giorgio. Ehi là, sono Zach. Che cazzo ci fa lei qua? Fermo, Zach. Fermo, Zach. Dobbiamo convincerla che noi siamo buoni. Lo so, Zach, ma dobbiamo convincerla. È incazzatissimo. Non incazzarti. È per far capire... che diamo un'opportunità a tutti. Terzo desiderio, Drago Sharon resuscita tutto l'ISIS. Pampero! 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 Zacco di mitra. Se la mia squadra loro, se... Abbraccio. Vai da Giorgia. Giorgia, perché hai fatto quello che hai fatto? Perché per colpa tua, tu da piccolo mi hai lasciato là in quel modo. E io so che le femmine sono viste male, però non sono tutte così. Anche gli uomini, Giorgia, sono visti male, perché molti di noi sono dei cazzoni. Lo so, ma anche delle nostre. Però poi sei sempre il sesso più forte, io non ce la faccio più. Però se non possiamo combattere con la guerra e con la violenza, altrimenti fate lo stesso errore che abbiamo fatto nei maschi. Mentre invece se credi essere migliori, e lo siete perché avete sempre parlato e usato la figa, mentre invece noi i pugni e la violenza, dovete fare tutte OnlyFans. OnlyFans? Tutte quante. Combattete nell'unico modo in cui potete fare. Tutti stanno guardando tipo... Tutte le donne devono fare OnlyFans, tutte. E vedrete. Non penso. E invece sì, è l'unico modo per far sbavare tutti i maschi senza ucciderli. Avrete la meglio, ma non grazie alle mani. Ma alla figa. E lei soltanto questo per voi? Purtroppo sì, siamo maschi, abbiamo anche questo noi. Io non accetto. E lo devi accettare. Per noi non è solo questo, non è solo sesso. Ecco, ma noi siamo maschi, dobbiamo convivere in qualche modo. C'è Gandolfo che fa. Facciamo così. Fate tutti gli fans, ma aumentate la fee a 100 euro. Ci penserò. Chi si iscrive a Giorgia Meloni, ragazzi? Dai, alzate la mano voi dell'ISIS. Giorgia Meloni, Giorgia. Giorgia nuda, Giorgia nuda. Se n'è andata. Se n'è Gandalf. Sono fiero di te. Hai risolto un problema enorme. Lo so. C'è anche Goku, c'è Barrett. Non pensavo. Sei un grande. Se avessi tutti quanti tipo a fare una foto di Gandalf, Barrett, tutti quanti insieme, cheese! C'è la foto di tutti quanti voi di qui insieme, un ripetale dietro, c'è Giorgio Meloni tipo saluti tipo dalle spalle, un anno dopo,
C'è un comizio, Duomo di Milano, c'è Giorgio Meloni. Salve ragazzi! Lo so, ho fatto dei danni, molti danni, ho ucciso tutti gli uomini che per fortuna però sono rinati. Viva i gay! Avere la scelta dell'aborto è un diritto, quindi anche questo sarà assolutamente confermato. Niente ragazzi, semplicemente viva la vita. Scusatemi se ho fatto schifo, ho anche resuscitato le peggiori persone al mondo, ma grazie alle persone ho pensato tanto e sono qua a chiedervi scusa. Votatemi ragazzi e apritevi OnlyFans, perché OnlyFans alla fine sarà aumentata al 100. Quindi ragazzi, un bacione e Giorgia Meloni al potere. Abbonati all'OnlyFans di Giorgia Meloni. Ha tipo 300.000 follower. Guarda che foto ha messo. L'hai messa? Ma è nuda, è nuda? Tutta. Com'è il seno? Bel seno. Un sacco di commenti, ne vale la pena, dico. Siete in un pub. C'è Gandalf. Oggi offro io birra per tutti! Prost! E anche a lui, al nostro, scegli il nome. Simpilillo! Rimpi! Scusa, è un anno è passato. Rimpilillo, ragazzi, che è qua, che ci ha salvato la vita e ha vinto una guerra. Prost per Lillo! Molta gente dice fare le buttane online, fare battere online per soldi o giudificare il nostro corpo. Ragazzi, io mi ricordo di un momento nella terra in cui si scopava tutti e ci stavamo pure zitti. Ora vuole diventare il problema? No, allora è tempo di ridire il vecchio motto: fate l'amore, non la guerra. Rimodernizzandolo, segatevi su OnlyFans, non su Giorgia Meloni. Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? No. Ok. No. Oh, sei dentro la telecamera dal pub. Femminilità. Sì? C'è Giorgia Meloni, la sua figlia. Ciao. Ciao piccola, come stai? Bene, mamma, come ti va l'OnlyFans? Una meraviglia, oggi posso pagarti tutto quello che vuoi. Ho tantissimi soldi e forse diventerò anche presidente della Repubblica dell'Italia. E fa, ma che bello, ma sono veramente fiera di te. Anche io se crede, amore mio, ma tu invece cosa mi racconti? Sai, ho un fidanzatino. Come... che tipo è? È molto bellino, è... un filo di certo Rimpilillo. Il filo di Rimpilillo? Ti stai mettendo con lui? Eh sì, è veramente un bel ragazzo. Ma come ti sta trattando? Guarda qua. C'è un video di tuo figlio, fa: ciao, ora voglio prendere il culo la figlia di Giorgia Meloni, perché volevo buttare sua mamma, ha fatto uno scherzo l'anno scorso, niente, anni fa ha fatto una guerra e mio padre l'ha debellata, ma adesso io la chiamo il culo nella bocca a sua figlia. Ciao. Fanculo Giorgia. Ma è orribile.